E anche quest'anno siamo arrivati a questa festa piena di amore e di altruismo. Ma tutti sappiamo che nessuno frega un cazzo di ste robe e questo mese è solo amato per il consumismo. Come sempre la razza umana mi stupisce, Babbo Natale. Quanto vorrei una bomba, quanto vorrei volerla male. Ora esiste il Super Green Pass per entrare in cinema, teatri e anche in locali. Insomma, per sembrare che siano leggi umane. E via, anche quest'anno le feste andranno leggermente a puttane. Non potevo chiedere di meglio nel vedere il nuovo film di Spider-Man, ero contento. E per chiunque avrebbe voluto fare spoiler, gli avrei tirato un cazzotto dritto dritto sul mento. Ho visto il nuovo Resident Evil, anche se non ho mai guardato gli altri film o gli altri giochi, e ti giuro che non ne andavo pazzo. Tranquillo, recupererò tutto quanto, dato che anche se era il primo capitolo della storia, non ci ho capito quasi un cazzo. Il 13esimo film su Michael Myers è finito come al solito, dove tutti muoiono con morti idiote e non sanno difendersi da un semplice uomo con il coltello che soffre di sadismo. È come vedere un cacciatore che uccide dei leoni con l'autismo. Netflix vuole creare una live action di One Piece e già la completerà tra qualche anno e delle sue reputazioni andranno in fiamme. Eh già, a quanto pare ora so che lavoro fanno di notte le loro mamme. Parlando di anime, ho sentito che rifaranno un nuovo Sword Art Online, ma credo che questo non lo sappiano in pochi. E per ancora per alcuni che mi dicono che quell'opera è bella ed emozionante, no, è solo un harem con i videogiochi. Guardando il manga di Hanako-kun ho amato un sacco questa storia. Ma vedendo l'anime hanno saltato un arco narrativo ultra essenziale e mi chiedono perché non si può rispettare l'opera originale, porca di quella troia. Vedendomi la saga di Fate ho visto molti eroi del passato fatti veramente male, tra Jack lo Squartatore e Giulio Cesare, e alcuni pensano che siano fatti realmente così, facendosi abbaiare. A me invece mi viene voglia di andare vicino ad una chiesa e con la mia bestemmia la farei perfino crollare. Nei videogiochi potrei evitare qualcosa a mia insaputa? Sì, è vero, questa è una bella battuta. In live ho giocato al primissimo Half-Life, vedendo perché molti lo amavano e ne facevano a venda. Glitch, bug, continui crash, NPC instabili, dialoghi rotti e perfino il personaggio ingiocabile. Ho fatto una bellissima recensione su questo gioco a nome di tutti voi che lo adorate e scrivendo con il dialetto lombardo le belle merda. Con Warhammer ho una dozzina di giochi che devo prendere e perfino recuperare. Con tutti i soldi che dovrò spendere andare a mignotte sarebbe come risparmiare. Nel Games Awards 2021 hanno dato il primo premio come trailer più atteso a Elden Ring, tralasciando God of War Ragnarok, e per loro manco i danno un premio mica. Ovviamente sono i classici critici che nella loro vita non hanno visto nemmeno una fica. L'unica cosa che mi rallegra quest'anno è il nuovo gioco di Star Wars che uscirà, di nome Eclipse, e sono contento a parer mio. Poi scopro che è stato rimandato e uscirà nel 2026, e allora qui dico, e porco. Concludo dicendo che sì, il mio canale ha bisogno di un po' di restauri, tra nuovi format, videocamera migliore e anche editing con più tecniche e atti. Vi prometto che dall'anno prossimo mi dedico a quello. Però ora sto finendo un po' di serie TV e perciò in questo momento non c'ho lo sbatti.